Domani c'è il mitico concertone del 1° maggio in piazza San Giovanni a Roma, che sarà presentato per il 5° anno consecutivo dalla nostra Ambra. Ci sono tantissimi artisti, ve ne elenco alcuni, tipo Carmen Consoli, ci sarà anche Marco Mengoni, la rappresentante di lista, Ornella Vanoni, Tommaso Paradiso e anche Enrico Ruggeri. Buongiorno e benvenuto, anzi bentornato. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te Enrico, come va? Eccomi. Tutto bene? Sei pronto? Stai facendo prove? Come funziona? Il giorno prima del Allora me la sono presa comoda. Giusto. Ieri cena a Montepulciano con amici e poi arrivo in nottata a Roma e oggi vado a fare le prove. Ok, mi sembra giusto. Senti, noi abbiamo parlato finora di reggiseni e di oggetti che sono stati lanciati sul palco e quindi chiedo a te se effettivamente ne hai ricevuti e cosa hai ricevuto di strano. Il reggiseno era un classico negli anni in cui, come dire, il mio pubblico era più turbolento, adesso è un po' più posato, era bello appendere alla chitarra o al basso. Bello, giusto, cioè anche a significare, guardate, così lo vedono tutti. Sì, è un po' esatto, è un po' anche da così. Guarda qualche roba, però insomma. Però quello. Comunque io sto parlando anche con una star. Enrico Ruggeri ha una quantità infinita di doti, no? Cantautore, scrittore, conduttore televisivo, radiofonico, ma anche a questo punto influencer o come dire star di TikTok. Perché tu le tue lezioni che fai al Conservatorio Verdi le stai facendo sulla storia del rock proprio su TikTok. Che cosa ti dicono? Come va? Va bene, ma magari non bene, ecco, come i seni esposti o per i zomi, però bene, insomma. Il TikTok secondo me è un contenitore interessante. È vero. Il contenuto è un po' miserrimo, però il contenitore interessante, hai 2 minuti per parlare. In un mondo di sintesi bisogna riuscire, non so, in 2 minuti a raccontare Made in Japan dei Deep Purple. Si può fare assolutamente, anche perché si mettono in evidenza gli aspetti più importanti e lì sta la bravura anche di chi lo racconta. Poi si dice che sia un mezzo dedicato soprattutto ai giovani. Sì, ce ne sono, ci sono anche persone comunque di tutte le età, lo vedo anche io, però i giovani come reagiscono ad una storia del rock? Sono curiosi o come li vedi? Ma secondo me sono curiosi, perché è un mondo magari che hanno vissuto di rimando, magari qualche disco dei genitori o di un fratello maggiore, o quindi sanno che c'è una musica dalla quale è partito tutto, però magari non hanno cognizioni precise. Mi ricordo al conservatorio una ragazza che studiava flauto, le piaceva il rock, ma non sapeva bene che c'è stato uno che si chiamava Ian Anderson, tuttora operativo, che ha trasbordato il flauto nel rock, ecco, per cui sono molto interessati. È vero, poi qualcuno che glielo spiega e che li incuriosisce, sai, che è una cosa che tutti noi abbiamo anche vissuto da studenti a scuola, materie che ci sono piaciute di più perché avevamo un insegnante appassionato. Assolutamente, se devo ripensare ai miei periodi scolastici, la differenza la faceva il professore, non la materia. Esatto. Senti, comunque parliamo anche del tuo album che si chiama La Rivoluzione. Tu racconti il passaggio dall'adolescenza alla vita vera, un racconto per cui molti tuoi coetanei hanno detto: hai raccontato la mia vita senza conoscermi. Com'è la vita di una persona che ha visto passare negli anni, insomma, negli anni 60, 70 più o meno, quel 70, momento importante? Negli anni 60 ero un bambino. È stata una vita divertente, avventurosa, tormentata. Insomma, io faccio parte di una generazione particolare. I sessantenni di oggi sono stati svegliati dopo Carosello dalle bombe di Piazza Fontana. Esatto. Hanno vissuto il terrore, non hanno vissuto la parte romantica, cioè il 68, l'aggregazione, i movimenti giovanili belli. Hanno vissuto il terrorismo, gli anni di piombo. Ricordiamoci che negli anni 70 arrivò, proprio con un'operazione di marketing molto mirata, arrivò l'eroina. Quindi con tutto quello che poi ne è arrivato dopo, tipo l'AIDS per esempio. Chiunque abbia 60 anni ha, soprattutto se è vissuto in una metropoli, ma non solo, però nelle metropoli ha qualche amico che ci è cascato, che è morto, che ha avuto
problemi con la droga, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è una generazione che ha vissuto molto, però si è difesa, gestisce il mondo, bene o male, forse più male che bene. I grandi politici, i grandi capi della finanza sono dei sessantenni. Quindi, insomma, c'è molto da raccontare, ecco, sulla mia generazione. Ma sarà anche quali canzoni dell'album tu canterai domani? Si può avere qualche anticipazione? Ma non lo so ancora, perché devo capire quanto tempo mi danno. Ok, giusto. Partiamo dalle basi. Ci sono le trattative diplomatiche in atto, perché naturalmente credo che tutti quelli che vanno al 1° maggio ambiscano a star su quel palco più a lungo possibile. Quindi immagino che adesso inizieranno gli scontri di confine diplomatici, ecco la parola che ci piace. Quello fa due pezzi e io uno solo, e no, allora aspetta, i manager, insomma, ci sono anche queste cose che, come ben sai, dietro a un concertone. È giusto anche ricordarlo e raccontarlo a chi ci ascolta. Allora, io voglio far ascoltare una canzone da questo album che si intitola La fine del mondo, però non è un brano apocalittico. Tu ci hai tenuto a specificarlo. Direi che è uno dei brani più positivi dell'album. Scelto il titolo, che ovviamente è stato fatto prima che succedesse tutto quello che sta succedendo, potrebbe far pensare a cose terribili, invece no, è una la fine del mondo è anche un modo di dire, no? Positivo e negativo, non sarà mica la fine del mondo, oppure quella ragazza lì è la fine del mondo, ci sono tanti modi di usare quella frase. Ecco, e impariamo a usarli in quel senso lì, ecco, nel senso più positivo possibile. Enrico, noi non vediamo l'ora di vederti e di sentirti domani al concertone del 1° maggio, ma nel frattempo passo dopo cena, diciamo. Dopo bene, allora saremo comodi a guardarti là, siamo lì contenti. Sono in atto trattative diplomatiche. Sulla posizione in scaletta. Certo. Per passare alle 4 il pomeriggio, alle 9 di sera ci corre una bella differenza. Va bene, Enrico, grazie, è sempre un piacere averti qui su Radio Capital, La fine del mondo, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.